Nei giorni scorsi a Roma ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del concorso legato al progetto Poliziotto, un amico in più, giunto quest'anno alla 14ª edizione e che aveva come tema crescere e migliorare insieme noi protagonisti del cambiamento. Nella sezione opere letterarie si sono classificati al primo posto i giovani studenti delle classi quinta sezione A e B della scuola elementare Sandro Pertini di Sassari, con una poesia dal titolo La magia della Costituzione. La magia della Costituzione. Prendiamo in mano la Costituzione. È stata proprio una bella invenzione. Leggiamo gli articoli che sono tanti e ci rispondono i nostri insegnanti. È stata scritta un po' dopo la guerra che insanguinata la nostra terra. Uomini e donne hanno lottato per cancellare il triste passato. Così è nato un bel documento che è diventato un gran monumento di una nazione già quasi guarita che rinasceva mai piena di vita. Cattura tutta la nostra attenzione. Il terzo articolo è di un'emozione. Scopriamo la legge che è uguale per tutti, per ricchi o poveri, belli anche brutti. È che la legge non fa differenza a Oristano, a Roma, a Potenza. E fuori legge chi fa distinzione di razza, sesso, di religione. Invece è un cittadino perfetto chi per la legge ha sempre rispetto. Parliamo a lungo e la discussione allunga il tempo della lezione. Ognuno dice quello che sa e ogni compagno ascolta paziente. Tutti si esprimono in gran libertà e ogni bambino ha la sua dignità. Sarà un miracolo e un'illusione, non la magia della Costituzione. Il 29 maggio scorso, durante una cerimonia presso il Viminale, il prefetto Vincenzo Panico ha consegnato ad una delegazione in rappresentanza dei vincitori il premio per i primi classificati e ieri mattina nella sede della questura sono stati invitati tutti i giovani studenti vincitori che non sono potuti essere a Roma. Il questore di Sassari, Pasquale Enrico, ha consegnato loro alcuni gadget della polizia. Durante la cerimonia sono state proiettate le immagini realizzate a Roma. Al termine, i ragazzi entusiasti con i loro insegnanti hanno intonato prima l'inno di Mameli e poi quello della gloriosa Brigata Sassari. La mattinata in questura è proseguita con la visita agli automezzi in forza alla polizia e con l'esibizione di alcune unità cinofile che hanno riscosso un enorme successo. E infine è stato offerto a tutti i vincitori un piccolo rinfresco. Senza parlare riesce a fargli capire cosa. Io guarda. We'll be right back.
I militari del contingente italiano in Afghanistan hanno celebrato a Herat il bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia svoltasi alla presenza del comandante del Regional Command West, generale Manlio Scopigno, ha preso la parola il comandante del Police Advisory Team, tenente colonnello Patrizio La Spada, il quale ha elogiato l'operato dei carabinieri, sempre ispirato ai principi fondati di legalità, eguaglianza e giustizia, valori imprescindibili della nostra democrazia. Dopo la lettura dei messaggi augurali del capo dello Stato e dei vertici della difesa, ha preso la parola il generale Scopigno, il quale, dopo aver rivolto un pensiero ai carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere, ha definito l'arma autentico presidio di libertà e baluardo per la difesa del bene comune. Ne sono testimonianza l'attività della polizia militare presente in teatro e l'impegno del Police Advisory Team, l'unità del contingente italiano di ISAF, incaricata della formazione delle forze di polizia afghane, attività di fondamentale importanza nell'ambito del processo di transizione in corso, che vedrà l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte delle autorità locali entro la fine del 2014. Particolarmente apprezzato dai vertici della polizia afghana è stato il Polling Site Security Course, uno specifico corso svolto dal personale femminile dell'Arma dei Carabinieri del Police Advisory Team a favore delle donne poliziotto incaricate dei controlli di sicurezza sulle donne afghane che si recheranno nei seggi elettorali allestiti nell'area di responsabilità italiana. Il Police Advisory Team è costituito da carabinieri provenienti dal 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania di Livorno, dal 7° Reggimento Trentino Alto Adige di La Ives e dal 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia. Il personale che compone l'assetto di polizia militare proviene invece dalla linea mobile territoriale dell'arma e per la prima volta dai comandi delle varie forze armate presenti in teatro operativo. È stata condannata con rito abbreviato a 14 anni di carcere la donna che il 23 ottobre del 2012 aveva ucciso con una coltellata un uomo di 49 anni in piazza Bonfigli a Sorso. La donna era stata sottoposta ad un accertamento psichiatrico nel tentativo di dimostrare che il giorno del delitto non fosse in pieno possesso delle sue facoltà mentali. L'esame, i cui risultati sono stati depositati lo scorso marzo dinanzi al giudice, hanno evidenziato che l'imputata al momento fosse capace di intendere ma non di volere. Il giudice non le ha dunque riconosciuto il vizio parziale di mente, infliggendole una condanna a 14 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti risalgono all'ottobre di 2 anni fa, quando fra i due era nata una discussione davanti ad un bar nella piazza centrale di Sorso. Ne era nata una colluttazione che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri, ma proprio quando i militari stavano per portare via l'uomo, la donna lo ha ferito mortalmente con un coltello che fino a quel momento aveva tenuto nascosto. L'uomo era morto poche ore dopo e dopo diversi tentativi da parte dei medici di salvargli la vita, ma una sola coltellata all'addome gli è stata fatale. Serve l'intervento della regione per rompere il silenzio assordante nel quale è stata confinata l'avvertenza dei lavoratori di Fiume Santo e dei sindacati che contestano i 70 esuberi annunciati e chiedono una svolta per il polo energetico del nord Sardegna. Il nuovo allarme è stato lanciato da Franco Peana della Wilt & Quill, che ha sottolineato come ora più che mai sia fondamentale l'azione della giunta regionale nei confronti del governo nazionale della multinazionale tedesca. Il 30 giugno è il termine ultimo per scongiurare i 70 licenziamenti con un accordo sindacale. Quella data è stata conquistata al tavolo della mediazione in provincia e la scadenza si avvicina a grandi passi senza che nel frattempo ci siano state novità significative. L'impressione infatti è che ancora una volta sia stata impostata un'operazione di attesa e di allentamento della pressione per nascondere il fuoco sotto la cenere. Non si può aspettare l'ultimo momento, ha detto Franco Peana, per imporre chissà quale soluzione. Non saranno accettati ricatti di alcun genere a carico di lavoratori e sindacati, ma anche della regione e dei cittadini, di tutti insomma. La Wilt & Quill rimarca la gravità del momento in campo nazionale, con la crisi economica e occupazionale che purtroppo è ai livelli degli anni 70, per questo auspica una presa di posizione diversa rispetto a quelle adottate dalle precedenti giunte regionali e dai governi nazionali.
Secondo Peana, l'obiettivo non può essere solo quello di scongiurare il taglio di 70 posti di lavoro a Fiume Santo, ma anche quello di fare in modo che venga garantita la costruzione del nuovo gruppo di produzione di energia sostitutivo dei due chiusi per fine esercizio. Proprio il nuovo investimento, infatti, scongiurerebbe automaticamente l'esubero di personale interno e soprattutto assicurerebbe un ciclo di diversi anni di buona attività economica per il nord-ovest della Sardegna. Il nuovo impianto di produzione energetica è al momento l'unico dotato di tutte le autorizzazioni, pronto per essere accantierato e deve essere avviato con o senza i tedeschi. In archivio la terza edizione del torneo dedicato a Costia Russo, organizzato dalla Polisportiva Santa Maria Bambina nel campo di Via Cedrino, sede ufficiale della stessa. Respect, lo slogan principale della manifestazione sportiva che ha visto il calcio d'inizio il 5 maggio alle ore 17.30. Grande festa sabato sera dopo le finali, che hanno visto al primo posto per la categoria micro-micro la Santa Maria Bambina, categoria micro il San Paolo, categoria mini a 9 la Torres 1903 e per la categoria esordienti la Santa Maria Bambina. Riconoscimenti anche al capo cannoniere, al miglior giocatore e al miglior portiere. Don Gavinossini non è mancato all'appuntamento. Tra gli ospiti anche Marco Sanna, ex calciatore del Cagliari, della Torres, del Torino, del Sampdoria. Grande l'impegno da parte degli organizzatori che hanno lavorato con grande impegno e tanti sacrifici per rendere il torneo ogni anno sempre più interessante. Tra gli istruttori Fabio Levakovic, Gianmario Secchi, Ivan Delias, Sandrino Migheli. Per lo staff Tony Caggiari, Antonello Diana, Serafino Dettori, Samuele Ara, Mauro Trucchetti, Stefano Dieni e Giovanni Daga. Un ringraziamento va al Centro Sportivo Italiano che ha inviato arbitri qualificati per dirigere le partite. Il fine serata è stato allietato da Maria Speranza Russo con le melodie sassaresi e da due giovani e bravissimi musicisti, il duo Gitano, con Andrea Ganadu e Fabrizio Capeccia, che hanno regalato al pubblico presente alcuni brani in sassaresi. Sarese in corso. Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vi leggo un comunicato delle ACLI della Sardegna. Il terzo settore protagonista di una nuova stagione di sviluppo sarà il tema dell'incontro organizzato dalle ACLI Sardegna, dallo IARES, Istituto ACLI per la ricerca e lo sviluppo in Sardegna, e promosso dalla Fondazione Banco di Sardegna, in cui si confronteranno numerosi rappresentanti del settore delle istituzioni nazionali e regionali. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 16.30 a Cagliari presso il T-Hotel in via dei Giudicati 66. In rappresentanza del governo e della giunta regionale parteciperanno ai lavori il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba, l'assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Luigi Arru e l'assessore al Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale Virginia Mura. Il sottosegretario Bobba presenterà le linee guida per una riforma del terzo settore, messe in campo in queste ultime settimane dal governo Renzi. L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e del presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Cabras. Seguiranno gli interventi del presidente delle ACLI Sardegna Fabio Meloni e del portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Pietro Barbieri. Durante l'iniziativa sarà presentato il 10° rapporto dell'Osservatorio sull'economia sociale e civile in Sardegna, curato dal direttore dello IARES Antonello Caria. Ad arricchire le tematiche del confronto è dedicata una tavola rotonda a cui parteciperanno il presidente di Feder Solidarietà Sardegna Francesco Sanna, il presidente della Lega Coop Sociali Enzo Porcu, il presidente dell'UISP Sardegna Tore Farina, il presidente dell'ARCI Sardegna Franco Uda, il presidente dell'AUSER Sardegna Franca Cherchi e il delegato regionale della Caritas Don Marco Lai. L'appuntamento di oggi sarà un'occasione quindi unica per il mondo del terzo settore sardo, poiché si farà un bilancio della situazione regionale e verranno presentati alla politica proposte e idee ovviamente per
e migliorarlo. Questo è quanto ci arriva dalle Acli della Sardegna e anche per oggi noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegi.tv. Alla prossima, arrivederci! Brevi dalla Sardegna, Ozieri. Nei giorni scorsi presso l'ospedale Segni di Ozieri è stato brillantemente eseguito il primo intervento di vertebroplastica percutanea su una paziente con frattura vertebrale acuta. La tecnica mini-invasiva di radiologia interventistica è stata portata a termine grazie alla collaborazione ormai consolidata fra l'unità operativa di radiologia diretta dal dottor Antonio Pirisi ed il reparto di ortopedia e traumatologia diretto dal dottor Silverio Zanetti. Il trattamento della patologia della colonna vertebrale consiste nell'iniezione nel corpo vertebrale lesionato di un particolare tipo di cemento osseo attraverso un ago metallico dedicato introdotto per via percutanea posteriore sotto guida radioscopica, spiega il dottor Antonio Pirisi. Lo scopo è la stabilizzazione della vertebra e soprattutto la risoluzione della sintomatologia dolorosa correlata alla frattura con pronto ripristino delle normali attività fisiche. La procedura, eseguita in regime di day hospital, ha richiesto una semplice anestesia locale dei tessuti paravertebrali e ha avuto una durata complessiva di circa 30 minuti. La tecnica mini-invasiva di radiologia interventistica ha così permesso alla paziente di lasciare l'ospedale per riprendere le proprie attività quotidiane già dopo circa 3 ore di osservazione nel reparto di chirurgia. L'intervento di vertebroplastica percutanea fa parte di un progetto più ampio e articolato che coinvolge diverse specialità ospedaliere del presidio di Ozieri come radiologia, ortopedia, anestesia e fisiatria in primis, ma anche medicina e chirurgia generale. Il protocollo prevede in sostanza l'adozione di procedure diagnostico-terapeutiche eseguite per via percutanea, cioè senza esposizione chirurgica della lesione da trattare e senza ricorso dell'anestesia generale, avvalendosi delle tecniche di imaging attualmente a disposizione e dei notevoli progressi tecnologici che la radiologia interventistica ha saputo compiere in questi ultimi anni. Inoltre, il continuo sviluppo e perfezionamento dei nuovi materiali sempre più dedicati ha reso possibile una mini-invasibilità finalizzata a un massimo beneficio per il paziente a fronte di bassi rischi di complicanze, uniti a bassi costi e brevi tempi di ospedalizzazione. Si è fermata ieri sera al cospetto di una sontuosa Emporio Armani 7 Milano la corsa della Dinamo Banco di Sardegna in una stagione a dir poco fantastica. Gli uomini di Meo Sacchetti si sono ben comportati e hanno ceduto le armi contro una corazzata d'Eurolega. E a proposito di Eurolega, comunque vada, la Dinamo parteciperà alla massima competizione continentale del prossimo anno. Una stagione iniziata ad agosto lo scorso anno è finita ieri sera tra gli applausi dei 5.000 fedelissimi del Palasserra di Migni che hanno sottolineato davvero l'amore che li lega a questa squadra. Una squadra che è riuscita nel corso della stagione a farsi rispettare in Europa, ottimo il piazzamento in Eurocup, a vincere la Coppa Italia, quindi il primo trofeo dell'era sardara arrivato al cospetto di questa grande squadra che è timonata da Coach Meo Sacchetti, è riuscita a farsi amare davvero in tutte le parti, non solo dell'isola ma dell'intera Italia. È un'avventura che ci ha accompagnato, un'avventura che ci ha dato grandi soddisfazioni, tanti sentimenti che sono contrastanti anche in questo momento per me che insomma ha vissuto in prima persona insieme a questi ragazzi e a quei meravigliosi tifosi un'annata, ripeto, eccezionale, splendida.
Un grazie, grazie di cuore a tutti, coloro i quali si sono messi a disposizione affinché questo sogno potesse diventare realtà. A iniziare dai tifosi, a finire da quei meravigliosi giocatori che davvero ci hanno esaltato in ogni dove. Si è vinto dappertutto, abbiamo avuto momenti di grande basket, altri di delusioni un pochino cocenti, però alla fine ha vinto sempre lo sport. Lo sport è la spalla Spicchi, che saluta davvero con grande rammarico e con grande affetto Travis Diner. Lui smetterà di giocare al basket e in questi 4 anni ha regalato davvero delle perle incredibili alla nostra città. Viva il basket, viva la Dinamo Banco di Sardegna. E il game over che è arrivato ieri sera significa solo e esclusivamente un pochino di calma, perché stiamo ricostruendo e adesso ci vedremo naturalmente alla prossima stagione, quando la Dinamo Banco di Sardegna tornerà a solcare i palazzetti d'Europa e d'Italia con la solita verve, con la solita forza, quella del cuore, quello dell'amore per la palla a spicchi. Grazie a tutti. Il Club Progetto Sport organizza la 5ª prova finale di campionato regionale di mountain bike dedicata a Massimo Melis, il 15 giugno in località Abba Currente a Platamona. Per informazioni e iscrizioni 349 0033 919. Le iscrizioni scadono il 13 giugno.
Il commissariato della Polizia di Stato di Porto Cervo informa che fino al 14 giugno si potrebbero verificare gravi disagi per l'utenza per i servizi resi dal personale del commissariato di Porto Cervo. In questi giorni verrà attuato infatti il trasferimento degli uffici dall'attuale sede di Via della Gomena alla nuova struttura sita in Lungomare Andrea Doria. Sul sito web del Comune di Sassari sono stati pubblicati gli avvisi per l'iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2014-2015. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 18 giugno 2014. Per informazioni chiamare i seguenti numeri: per la mensa 079 28 318 oppure 079 28 334. Per il trasporto 079 28 333. In via Budibudi 40 presso la Città del Fiore, dalle ore 9, un'estemporanea di pittura per professionisti, esordienti e bambini. La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno. Per informazioni 349 28 25 392. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15:30, dalle ore 18:30 alle ore 20:45, dalle ore 22 alle ore 23:30.